Oggi abbiamo con noi Giacinto Fiore. È tra i maggiori esperti e relatori italiani sul tema della IA. Il suo obiettivo è promuovere la comprensione e informare sull'immenso potenziale che l'intelligenza artificiale può avere nel mondo del business. Vanta collaborazioni con università e centri di ricerca, cofondatore di IA Spiegata Semplice, la più grande community e podcast dedicato all'intelligenza artificiale, e autore di libri. Benvenuto Giacinto. Senti, grazie, ho letto, scusami ti interrompo perché sei, il tuo curriculum è talmente vasto che solo per l'introduzione. Ho letto che sei fondatore di IA Week, della settimana dell'intelligenza artificiale. Ce ne vuoi parlare un attimo, per favore? Sì, la settimana italiana dell'intelligenza artificiale nasce proprio con l'obiettivo che hai appena raccontato. Intanto ringrazio te, ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo per il tempo che si prendono. È un momento di divulgazione più importante in Italia, in cui gli imprenditori, i manager, i professionisti possono incontrare e toccare con mano questa sfera di cristallo, perché un po' così ce la immaginiamo tutti quanti, che è l'intelligenza artificiale. Lì in quella settimana a Rimini si possono incontrare i fornitori e quindi vedere le demo dei prodotti, incontrare OpenAI piuttosto che IBM, piuttosto che Oracle e tantissimi altri attori importanti dell'AI italiana. Ci tengo a sottolineare che, insomma, con un pizzico di orgoglio, permettimelo, italiano, quindi tricolore, certo, questo evento, il nostro evento, è un punto di riferimento in Europa per quanto riguarda gli eventi di intelligenza artificiale, quindi insomma dovremmo esserne orgogliosi tutti quanti. Dei nomi che hai fatto, insomma, ospiti importanti. Alla fine quest'anno si sono accorti tutti quanti che c'è un evento. Io ho 5 domande per te. Vai. E spero che ci dia qualche idea sul futuro. Quali sono, secondo te, i principali sviluppi recenti nel campo dell'intelligenza artificiale e come prevedi che influenzeranno la vita di tutti i giorni? La domanda è perfetta, perché a novembre del 2022 è accaduto qualcosa di straordinario nel mondo della tecnologia, qualcosa che tutti noi aspettavamo in IA Spiegata Semplice, perché sapevamo che molte aziende stavano lavorando ai sistemi di linguaggio, così chiamati, i sistemi di large language models. E effettivamente a novembre, il 30 di novembre, quando OpenAI ha deciso di lanciare il suo ChatGPT, ci siamo tutti guardati e abbiamo detto: questo è il momento di una rivoluzione. La svolta. È la svolta. Faccio riferimento alla stessa volta in cui qualcuno ha premuto l'interruttore posto sul muro che gli prometteva che si sarebbe accesa la luce, non è morto e la luce si è accesa nella stanza. Parliamo di questo momento. Quindi eravamo super eccitati. Di lì a qualche settimana siamo stati convocati io e Pasquale in Mediaset alle Iene, in cui ci hanno praticamente fatto un interrogatorio su ChatGPT. Alla fine sembrava che fosse nostro, magari, ma non lo era. È da sempre, Valerio, che ci impegniamo a raccontare le novità agli imprenditori e manager per potergliele fare utilizzare. Quindi sicuramente la nuova strada è questa dei large language model, i sistemi di linguaggio in modo naturale, che ci permettono di dialogare con una macchina come se fosse un essere umano. Sì, infatti io oggi ho provato, poi passo alla seconda domanda, oggi ho provato a convertire un video mio che è in italiano e ho chiesto appunto all'intelligenza artificiale di usare lo stesso mio movimento delle labbra con il mio stesso timbro di voce e metterlo in inglese. L'ha fatto. Sì, io l'ho fatto in tedesco, sai? L'ho fatto tipo 6 mesi fa. Se andate sul mio profilo LinkedIn, è ancora lì disponibile da qualche parte in un post. È un'applicazione americana, si chiama AGen, non ho nessun collegamento con loro, però insomma, se volete provare, andate a giocarci. Sì, l'ho fatto proprio con loro. Oh, ok, e ti permette in qualche minuto di ottenere qualcosa di straordinario, perché la voce è la tua, no? Cioè, tu hai usato la tua voce in italiano, ti sei ritrovato la tua voce in inglese. La voce è la mia, ma anche il movimento delle labbra. Bravo, bravo. E questo è straordinario. Tutto questo è possibile oggi. Perché oggi sì e prima di novembre no? Perché sono nati sistemi di AI generativa. Non soltanto nel linguaggio, ma anche nelle immagini e nei video. È qualcosa di incredibile quello che riesce a fare l'AI. Noi nei nostri trend, nelle nostre previsioni, prevediamo proprio che questo sia l'anno in cui l'AI generativa lavorerà al meglio nei video. E quindi hai fatto bene a provarlo. Sì, sì. Senti, la seconda domanda, perché qui con quello che mi hai detto adesso mi verrebbe in mente un'altra domanda, ma non ti voglio rubare tempo. Seconda domanda, puoi condividere esempi concreti di applicazioni dell'IA
che ritieni avranno un impatto significativo sulla quotidianità delle persone nel prossimo decennio? Allora, 10 anni sono tanti. In questo mondo delle AI, 10 anni sono un tempo indefinibile, è difficile da puntarci sopra. Io ti dico quello che secondo me succederà nei prossimi 2-3 anni e di come noi cambieremo il nostro modo di approcciarci agli oggetti tecnologici e alla vita di tutti i giorni. Prova ad immaginare una giornata tipo di una persona che si sveglia al mattino, che va in ufficio, che svolge i suoi ruoli all'interno della propria attività, poi torna a casa e svolge tutto il suo ciclo lavorativo. In questo momento l'oggetto che utilizza di più, gli oggetti che utilizza di più sono due. C'è il PC e c'è lo smartphone. All'interno della sua quotidianità, anche in macchina e nella sua casa, nella sua abitazione, lui avrà una presenza in più a cui far riferimento in qualsiasi momento. E questa è l'intelligenza artificiale. La troverai a casa nel frigorifero, quando con lui potrai dialogare e chiedergli qual è il consiglio che gli dà, il frigo ti dà il consiglio su quale spesa fare per la settimana. O la troverai all'interno della TV, quando vorrai parlarci e quindi magari chiedere qual è il programma preferito e lui ti dà dei suggerimenti, dici guarda ho pensato per te questa programmazione settimanale, che ne pensi? Immagina che c'è oggi il cosiddetto Netflix Effect, che è il tempo che ci prende Netflix nella scelta di quello che dobbiamo vedere. E l'AI in tutto questo ci può aiutare tantissimo. Poi vai in ufficio e quando vai in ufficio ti rendi conto che utilizzi sempre meno le mani per scrivere perché usi molto più la voce. Si dice che questa è l'era della voce perché troveremo tantissime applicazioni in cui semplicemente dialogando con la macchina lei ci tirerà fuori dei risultati. Pensa banalmente alla scrittura di una mail piuttosto che alla correzione di un contratto che stai definendo con un tuo cliente o ancora in maniera più semplice un'attività di brainstorming perché vuoi iniziare a scrivere un libro e ti serve l'incipit per partire con la tua creatività o utilizzare la creatività delle AI per amplificare la tua creatività. Quindi quello che prevedo nei prossimi 2 anni è che forse probabilmente ce ne accorgeremo poco, tra 2-3 anni ci diremo ah ma è successo davvero che è arrivata l'AI, un po' come quando sono arrivati i social, oggi se ci pensi nessuno più si chiede com'era il mondo senza i social. È chiaro, no, perché poi ho visto con ChatGPT, o per esempio ChatGPT, ma poi ce n'è Copilot diversi, io personalmente, ma anche tante persone che con cui lavoro e amici, ci siamo assuefatti immediatamente, cioè sembra quasi normale, no? Uso ChatGPT, invece oltre a essere una cosa abbastanza nuova, recente, ha una potenza sterminata dietro. Bravo, è proprio questo il secondo cambiamento radicale che c'è e che nel mondo è cambiato proprio il modo di mettere a punto gli hardware, la capacità computazionale. Cioè i microchip di una volta che si inserivano all'interno dei PC e all'interno dei nostri smartphone sono migliorati di milioni di volte. E questo cambiamento migliora sempre ad una velocità maggiore man mano che passa il tempo. Pensa ai computer quantistici, non so se ne hai sentito parlare, sì, certo. Ma lì c'è il vero futuro delle AI. L'AI farà un'ulteriore svolta quando potrà utilizzare quella capacità computazionale, quei computer super veloci. E pensa, all'interno delle AI Week, l'evento di cui ti parlavo prima, ci sarà proprio il centro Cineca, che è un'eccellenza italiana, pubblica, quindi è di proprietà dello Stato italiano, dove è installato uno dei supercomputer più potenti al mondo, che si chiama Leonardo. Conosco. Che sicuramente avete sentito parlare, ma le aziende ancora non sanno che possono utilizzare quel supercomputer per finalità di ricerca interna all'azienda, in partnership con lo Stato italiano e con l'Unione Europea. Leonardo, e senti, tanto ancora abbiamo un po' di tempo, e il mio canale parla di tecnologia, cybersicurezza, eccetera. Te prima, la prima domanda, hai detto dell'intelligenza artificiale generativa, ma questo generativo, quello che crea, che effetti etici ha nella vita reale? Cioè, io posso generare una copia di me stesso e, per esempio, sbloccare il cellulare. Posso creare una copia digitale di me stesso e commettere azioni malevoli o crimini contro altre persone. E questo, come la vedi te? Cioè, nel senso, ci sarà una protezione? C'è un modo? Allora, non ci stiamo inventando nulla, nel senso che, ancora una volta, quello che ci sta succedendo in questi anni è successo nel tempo, nell'evoluzione dell'essere umano, nella nostra storia. La cosa che cambia è la potenza. La capacità generativa delle macchine davvero ci permette alle macchine, a chi le utilizza per fini malevoli, di fare cose che prima non poteva fare.
Quindi ricostruire, come dicevi tu, l'identità, risalire alle password, mettere in difficoltà anche i sistemi intelligenti di protezione dei dati, banalmente la password del conto Poste piuttosto che della tua banca che utilizzi tutti i giorni, o può addirittura creare una voce umana simile a quella che hai fatto tu, no? Esatto. Per chiamare qualcuno e chiedere di fare un bonifico perché sei in difficoltà. Ma io dico sempre una cosa, la stessa tecnologia, Valerio, è utilizzata dagli ospedali per fare ricerca scientifica e portarci avanti di 20 anni per curarci da un tumore su cui prima non c'era possibilità di fare ricerca. È la stessa rete neurale quella che crea un problema alle persone o quella che le salva. E allora qual è il problema? È molto, molto, molto serio. Sta, dal mio punto di vista, al governo italiano, alla politica europea, ai politici mondiali, che stanno agendo in maniera molto intelligente, dal mio punto di vista, sulla regolamentazione. Oggi noi siamo, e possiamo dirlo ad alta voce, in Europa, chiaramente i primi ad aver scritto le regole sull'AI. Con l'AI Act oggi è scritto che quando qualcuno crea un software che è in grado potenzialmente di far male alle persone, è molto super protetto. Quindi, per esempio, prima di tutto dire che questa immagine è prodotta da un AI, che questa voce è prodotta da un AI, prima di iniziare a parlare, è ovvio che poi ci sarà sempre chi proverà a farlo senza controllo, ma lì questo è il filo sottile che insomma, qui dobbiamo tenere l'equilibrio. Chiaro. Senti, la quarta domanda. Quali considerazioni etiche ritieni, appunto, siano cruciali nel continuo sviluppo e implementazione dell'intelligenza artificiale, specialmente quando si tratta di impatti sulla vita delle persone? L'impatto più importante io lo vedo nel mondo del lavoro. Il Fondo Monetario Internazionale stima che nel mondo saranno persi nei prossimi 3 anni 300 milioni di posti di lavoro. E ci sono tanti enti che fanno ricerca, anche Goldman Sachs ha previsto che 2/3 dei posti di lavoro al mondo sono a rischio di automazione, non solo dell'intelligenza artificiale, ma in generale, no? Dalle tecnologie. Ma dall'altro ci sono dei segnali molto positivi, nel senso che se è vero che si perdono in Europa 85 milioni di lavoro, ma con le AI se ne producono 97 milioni. E allora dov'è la verità? Quindi la risposta qui diventa sempre più complessa, no? La verità, dal mio punto di vista, o meglio, lo dico come lo dice la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, sta nel rendere l'intelligenza artificiale uno strumento inclusivo, che permetta di avvicinare le persone, che permetta di avvicinare i popoli e non di renderle distanti. E per fare questo c'è bisogno di creare fluidità nell'utilizzo di questa tecnologia. Oggi c'è un problema tra proprio i paesi. Ci sono paesi ad alta economia, vedi gli Stati Uniti, vedi i paesi migliori d'Europa, che corrono in maniera incredibile sull'utilizzo di questa tecnologia, portandone a casa i rischi e i benefici, con tanti benefici però. Yeah. Ma se prendiamo i paesi in via di sviluppo, beh, loro per esempio stanno vivendo pochissimo questo passaggio da un lavoro fatto in un modo e un lavoro insieme all'intelligenza artificiale. Questo, se da un lato per loro può essere positivo, dall'altro crea ancora maggiore distanza tra chi la usa e chi non la usa. E allora noi siamo gli artefici di questo. Cioè, noi possiamo davvero essere o i promotori di questa distanza o utilizzare questa tecnologia per avvicinare per davvero i popoli, perché oggi le AI ti può permettere di fare un intervento chirurgico a distanza in India, che è un paese... Sì, soprattutto ti può guidare, consigliare, perché quello che te pensi che ci metti un giorno o 10 giorni a risolvere un rebus, comunque un problema medico, quello te lo risolve in pochi secondi. Esattamente, esatto. Infatti la quinta domanda è appunto legata al mondo del lavoro e come pensi che l'intelligenza artificiale influenzerà la collaborazione tra umani e macchine nel futuro? Parentesi, proprio oggi ho letto la notizia di Elon Musk che ha impiantato un chip nel cervello di un essere umano. E sì. Quali opportunità o sfide questo potrebbe presentare nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro? Ti fermo un attimo, perché quelli che mi seguono, quelli che insomma gli ho detto che ci sarebbe stata questa intervista, ho percepito, no, dicevo, la quotidianità nel mondo del lavoro come se, per esempio, Mario Bianchi o un carrozziere, no, una persona che lavora nel campo della tecnologia, che impatto avrà poi su queste persone? Allora, partiamo da un presupposto: la tecnologia sostituisce in generale i lavori che hanno più complementarità con la tecnologia stessa. Quindi pensa a un impiegato, no? L'impiegato utilizza la tecnologia
E quando arriva una tecnologia ancora superiore a quella che lui utilizza, lui ha due possibilità: o si allea con la tecnologia e quindi inizia a lavorarci insieme, ad utilizzarla di più, a cambiare il suo modo di lavorare con quella tecnologia, oppure è fatto fuori. Però ci sono dei lavori dove la complementarietà non c'è. Fai conto appunto il carrozziere. Il carrozziere nella sua attività manuale, l'intelligenza artificiale, lui probabilmente se la sente addosso perché qualcuno gliel'ha venduta all'interno di un macchinario che utilizza per fare una cosa in maniera diversa rispetto a prima, ma lui è a meno rischio di sostituzione. I lavori manuali vivono questa caratteristica. Però c'è un punto, che non bisogna rilassarsi. Cioè, come diceva appunto la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, è assolutamente importante che i governi, quindi la politica, che le scuole, la pubblica istruzione e che le imprese partecipino a questo cambiamento. Non possiamo aspettare che qualcosa o qualcuno decida che l'AI non ci farà male e che farà bene a tutti quanti. No, è necessario che la politica italiana, come sta ben facendo, e quella europea, si faccia portavoce di regolamenti, quindi di regole, ma che non tarpi le ali del mercato, certo, perché altrimenti si fa l'effetto contrario. Ma è necessario anche che i programmi scolastici, Valerio, siano aggiornati rispetto a quella che oggi è la tecnologia. Noi viviamo in un paese, l'Italia, dobbiamo dirlo ad alta voce, che purtroppo ha i programmi scolastici più vecchi, ma non perché noi siamo ciucci, perché semplicemente è un meccanismo di cambio molto lento rispetto a quella che è la velocità della tecnologia. Yeah. Quindi bisogna intervenire. E ancora, gli imprenditori che fanno? Oggi non si può restare fermi a guardare. L'imprenditore ha una grande opportunità: fare una selezione all'interno della propria azienda, capire quali sono le competenze che mancano ai propri collaboratori e lavorare sullo sviluppo di quelle competenze in vista di questa trasformazione. Sono tre ingredienti complessi. Quindi, quindi io ora cerco di semplificare quello che tu hai detto, perché è molto interessante. Ma praticamente, se non ho capito male, tu dici, da quello che hai detto, riassumendo, dici che lo Stato, le aziende e anche le persone normali dovrebbero abbracciare questa tecnologia, e lo Stato dovrebbe aiutare le aziende ad investire poi su questa tecnologia, così che le persone si possano, e le persone intendo i ragazzi, quelli che vanno a scuola, poi il futuro, possa poi avere gli strumenti adatti per affrontare appunto le nuove sfide. Assolutamente, guarda, noi tra un paio di giorni ospiteremo qui in azienda da noi dei ragazzi di terza media che non hanno idea di cosa sia l'intelligenza artificiale. Quando ho fatto il colloquio con i loro docenti ho detto: è impossibile che loro non sappiano che cos'è l'intelligenza artificiale. Loro hanno detto: sì, sanno che cos'è ChatGPT. Ok, ma allora partiamo dalle basi. Che cos'è l'intelligenza? Cioè, spiegate a questi ragazzi le varie forme dell'intelligenza, e prima o poi arrivate anche ad inserire all'interno delle varie forme di intelligenza, le conosciamo. Metteteci anche quella artificiale, spiegate qual è la differenza tra essere intelligente e un'intelligenza artificiale. In questo modo un ragazzo di 12 anni, di 11 anni, di 13 anni sviluppa il suo senso critico, si approccia alla tecnologia. Io non vedo l'ora di incontrarli, perché quelle poi sono menti da un momento all'altro. Ci credo, perché ti approcci nello stesso modo che ho fatto io con alcuni ragazzi 10, 12, 13 anni, nello spiegare la sicurezza, la cybersicurezza, cioè non dare le tue informazioni, usa le password, non dire dove abiti, perché potrebbe succedere questo, cioè piccole cose che però un malintenzionato ovviamente le può usare. E questo per quanto riguarda la cybersicurezza, e rapportarla a quello che hai detto te, sì, praticamente è lo stesso consiglio, però sull'intelligenza. Certo. Quindi c'è un lavoro da fare per tutti, quindi io penso che non possiamo aspettarci che solo la politica faccia qualcosa, la politica non può aspettarsi che solo le imprese facciano qualcosa. Beh, chiaro. Così via. Deve essere una collaborazione, una sinergia tra tutti, perché altrimenti... Perfetto. Allora, io ti ringrazio per questa intervista, che è bellissima. Grazie. Proprio fantastica, ci ha dato un sacco di informazioni preziosissime, e poi io in descrizione al video lascio tutti i tuoi link, così che qualcuno poi vorrà seguire il tuo podcast, che io ho guardato oggi, come ti ho detto all'inizio, è stato molto interessante, molto carino anche. Grazie mille. Quindi, Giacinto, io ti ringrazio tanto e spero di averti ancora una volta qui sul canale con altre novità oppure curiosità che eventualmente i miei utenti, insomma, chi vedrà questo video potrà avere e chiederti. Coinvolgimi quando vuoi. Ci vediamo presto. Ti ringrazio.